Buongiorno, benvenuti a Filo Diretto. Siamo a fine settimana, è venerdì, dunque questa è l'ultima puntata della settimana. Poi naturalmente, come sempre, riprenderemo lunedì prossimo, puntuali a mezzogiorno. Come sapete, il numero telefonico per intervenire in diretta con noi è quello che vedete in sovrimpressione, ossia 0131 23 10 92. E come sapete, io vi propongo due argomenti sui quali mi sembra interessante poter discutere, poter colloquiare insieme con voi che ci state seguendo dall'altra parte dello schermo, ma naturalmente poi voi siete liberi di proporre qualsiasi altro argomento. Allora, intanto, prima che io vi dica quali sono i miei argomenti, sentiamo chi ci ha chiamato. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, sono Gino d'Alessandria. Buongiorno, dica. Volevo dire una cosa. Sì. Quando è stato tutto in pompa magna, inaugurato il Ponte Meyer, combinazione, io sono passato ieri sul ponte e in certi punti è solo più un ammasso di ruggine. Ma cosa aspettano a fare un po' di manutenzione? Che diventi una cosa indecente? Il Ponte Meyer, il Ponte Meyer, abbiamo fatto tante cose, allora d'inverno quando è gelato non puoi camminare perché scivoli. Adesso se lei ci passa, si guarda sui fianchi, è tutto un blocco di ruggine. Non lo so quando è che si decidono, solo quello volevo dire. Va bene, Grazie, grazie, grazie per buongiorno. averci chiamato, buongiorno. Sì, in effetti anch'io spesso per entrare in Alessandria entro, diciamo, da quella porta della città e siccome quel semaforo è abbastanza lungo, allora spesso capita appunto di guardarsi intorno e di guardare come sta il Ponte Meyer. Sì, non, lei non è l'unico che segnala questo problema sul ponte, però è anche vero che l'amministrazione in qualche caso ha già risposto, credo anche l'amministrazione precedente a questa di Giorgio Abbonanti, ossia ci vogliono parecchi soldi per fare la manutenzione del ponte e diciamo in questo momento che io sappia non è previsto, però mi informerò meglio per capire se sono stati messi a regime dei finanziamenti proprio per fare la manutenzione del ponte, perché, del Ponte Meyer, perché naturalmente come sappiamo, è sempre meglio prevenire che curare, no? Quindi è meglio fare un mantenimento quando l'opera è ancora in uno stato, che può essere conservato che non poi agire in un secondo momento, quando è troppo tardi. Pronto? Buongiorno signora Cristiana, sono Angelo da Michelino. Buongiorno Angelo, come sta? Io sto bene adesso che la vedo, sto benissimo, perché era da un po' che non la vedevo. E ci diamo il cambio, ci diamo il cambio. Dunque, volevo dire una cosa, Sì. signora Cristiana. Nello studio da voi ci sono stati due personaggi importantissimi, per carità. Però, allora, le dico questo, io sono figlio di contadino, ho vissuto fino all'età di 19 anni, fino a quando sono andato a scuola. Poi, finito le scuole, sono stato 6 mesi in Germania. E poi sono tornato e sono venuto a Torino. Sì. Al di là di questo, i miei genitori la siccità l'hanno patita anche loro, perché purtroppo ci sono le ere che ci sono le siccità. Ma se io adesso le dico a Nichelino dove abito, faccio un buco per terra a 4 metri, io trovo l'acqua. E non le dico una storia perché io avevo un orto prima che andavo. Prima di andare in pensione mi sono preoccupato di passare il tempo, come fare per passare il tempo. E ho trovato un orticello. Lì non avevo l'acqua, ho fatto fare un buco nel terreno e poi ho messo un motore per aspirare acqua. Ma ce n'era di acqua. Cioè, noi adesso ci preoccupiamo se non piove, ci preoccupiamo se piove, ci preoccupiamo anche se facciamo lo starnuto. Ma i tempi ci sono, le siccità ci sono sempre state. Cioè, per carità, preoccuparsi. Poi un'altra cosa e mi taccio. Sì. Gli acquedotti, no, veramente, signora Cristiana, veramente, gli acquedotti, ma hanno 2000 anni, ma cosa aspettano a rifare gli acquedotti? Perdiamo tanto di quell'acqua per strada che.
Guardi, le auguro buona Pasqua, perché poi facilmente non riuscirò a prendere la linea la prossima settimana. Intanto le auguro buon fine settimana. Grazie. È sempre un piacere parlare con lei, perché lei è un'ascoltatrice perfetta. Grazie per aver chiamato e grazie naturalmente degli auguri che noi come Telecity, come redazione, estendiamo naturalmente alla sua famiglia e naturalmente a tutti i nostri telespettatori che sempre così affezionati ci seguono nella nostra programmazione. Il discorso della siccità che lei fa. Sicuramente lei avrà trovato, no, dei pozzi d'acqua che sono serviti poi ai suoi orti, però è un fatto reale che se uno, per esempio ad Alessandria o in qualsiasi altra città, si affaccia e guarda il fiume della città, ecco, io oggettivamente il Tanaro non l'ho mai visto così secco, cioè ci sono tantissime isole che sono venute fuori del fiume Tanaro, anche soltanto quando si passa sopra il ponte Meyer di cui parlava prima il nostro telespettatore e si guarda il fiume, si vede che ha un invaso di acqua veramente basso, molto basso, quindi la siccità, diciamo, non è un fenomeno che noi ci siamo inventati o che ci si inventa per riempire le cronache, purtroppo è così e stiamo andando sempre peggio, perché credo che signora Angelo e anche chi altri ci ascolta si è reso conto del fatto che il clima è decisamente cambiato, piove molto meno, poi quando piove, piove in maniera quasi da monsone, da paesi che certamente sono più subtropicali che non paesi da pianura padana. Dunque quello del clima e dell'emergenza climatica è un problema che dobbiamo prendere tutti seriamente, dai più piccoli ai più grandi. Sentiamo chi altro ci ha chiamato. Pronto? 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 No, allora deve essere caduta la telefonata, allora vediamo se riusciamo a recuperare il telespettatore che ci aveva chiamato prima. A proposito, fra l'altro, di emergenza climatica e a proposito di fiumi, ecco, allora sentiamo se riusciamo a parlare con chi ci aveva chiamato. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Paolo di Alessandria. Come si chiama, scusi? Paolo. Paolo, buongiorno Paolo, dica. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo dire una cosa, sì. Volevo sentire anche il suo pensiero. Sì. Che cosa ne pensa di quegli assassini delinquenti che la Francia non molla in Italia? Perché là si sono rifatti una vita e qui e là. E i morti che sono in Italia, quel ragazzo 14 anni che ha visto suo padre ammazzarsi davanti ai suoi occhi e lui da 14 anni è sulla sedia a rotelle, dov'è la giustizia? Ecco, volevo sapere solo quello. La Francia, lei vuole essere la padrona dell'Europa. È lì il fatto. È sempre stata ed è così. Non c'è giustizia. La giustizia deve esserci. Certo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie per averci chiamato. Sì, il problema del quale si sentono di una giustizia giusta, perdonate il gioco di parole, del quale si sentono defraudati spesso i cittadini, è un problema. Però, guardi, il fatto a cui lei si riferisce è il fatto dell'omicidio Calabresi, del commissario Calabresi, e naturalmente non soltanto quel fatto, ci si riferisce ai 10 terroristi che sono espatriati in Francia tra gli anni 90 e 2000 e alcuni anche negli anni 80 e grazie a quella che viene chiamata la dottrina Mitterrand sono rimasti in Francia perché la richiesta di estradizione del governo italiano appunto si scontra contro quella che viene chiamata che ha questo nome, cioè la dottrina Mitterrand che diciamo in qualche modo tutela i diritti delle persone che per motivi politici sono andati in Francia. Guardi, il tema è piuttosto complesso e non è mai facile dare delle risposte di tipo manicheo, si sta con una parte, si sta con l'altra. Essi sono sicuramente fatti che si riferiscono a tantissimi anni fa. Mi piace risponderle con un'intervista che proprio oggi o ieri, non mi ricordo, ho letto su un giornale ed è l'intervista fatta alla vedova del commissario Calabresi, Gemma Calabresi, la madre dell'ex direttore della stampa Mario Calabresi, del giornalista, che dice: Pietro Stefani io l'ho conosciuto, ora è una persona diversa, non avrebbe senso giudicarlo per un qualche cosa
cosa che è successo più di 30-40 anni fa. Ecco, a me sembra una risposta giusta quella della vedova Calabresi, di Gemma Calabresi, che fra l'altro, lo ricordo, è una donna non solo molto impegnata nel sociale, ma anche una donna cattolica, praticante, una famiglia credente, dunque hanno fatto sia la vedova che i figli del vero perdono nei confronti di chi ha causato a loro una tragedia immane, perché al di là di quello che si può pensare politicamente dei fatti degli anni 70 capitati alla questura di Milano, ha fatto del perdono una vera e propria via da seguire nella vita, e questo mi sembra, come dire, la risposta migliore da dare al nostro telespettatore. Allora, dicevamo del clima, come ci diceva il nostro telespettatore prima, che diceva, insomma, adesso ci lamentiamo anche per uno starnuto, esageriamo questa emergenza climatica, ma l'emergenza climatica c'è veramente. Fra l'altro poi vedrete che all'interno del nostro telegiornale si parlerà anche di una manifestazione che hanno fatto dei giovani a Torino per porre l'accento sul fatto che si stia facendo molto poco per attenzionare i politici e i cittadini, ma soprattutto i politici, a mettere in opera dei progetti che veramente abbiano a che fare con la cura del nostro territorio. Ecco, è un'emergenza quella climatica che è legata alla velocità, perché ci sono quelli chiamano, diciamo, quelli revisionisti, quelli che dicono che non è vero che esiste questa emergenza climatica, che i cambiamenti climatici ci sono sempre stati. È vero, ci sono sempre stati nel corso delle ere geologiche, ci ricordiamo la piccola glaciazione che era avvenuta in Europa, però in questo caso quello che ci segnalano tutti gli scienziati, e non solo, anche i politici e gli ambientalisti, che sta avvenendo in tempi velocissimi. Perché in questo caso l'azione dell'uomo sul territorio nel quale vive è enorme, e quindi fa aumentare velocemente i cambiamenti climatici. Allora, sentiamo chi ci ha chiamato. Pronto? A proposito del clima, sono Gianni, sì, di Alessandria. Buongiorno Gianni. A proposito del clima, sì, non so, noi più o meno abbiamo la stessa età, io e lei, ma si ricorda tanti, no, tanti lei è anni più fa? Lei è più giovane, secondo me. Io ho 64 anni. No, io allora sono più giovane io. Ecco, vabbè, adesso sì, a prescindere, no? Sì. Se lei si ricorda, sì, i giovani d'oggi, 2000, magari non ci avranno mai fatto caso. Quando fioriva il glicine o le rose, che noi andavamo, si sentiva il profumo lontano 100 metri, passava, c'è il glicine. Oggi questi o è il mio olfatto o è proprio cambiato, proprio non si sentono più il profumo dei fiori, delle rose, del glicine. Non so se lei ci ha fatto caso. Lei se le ricorderà tempo fa, quando passavamo davanti a una piantagione di glicine, lontano 100 metri si sentiva il profumo. Oggi questi profumi sono scomparsi. Io mi ricordo, ma credo che lo testerò ancora quest'anno. Mi ricordo che passando nella circonvallazione di Alessandria in primavera si sentiva un enorme, fantastico profumo di tiglio, perché la circonvallazione era piena di tigli. Quest'anno ci fa. Ma tanto tempo fa, adesso non si sente più. Non lo so, ci farò attenzione quest'anno. Le devo dire che io... vuol dire ancora qualcos'altro? No, un saluto. Salve. Grazie, arrivederci. Ci farò caso, passerò di nuovo nella circonvallazione di Alessandria per vedere se si sente quel meraviglioso profumo di tigli che si sentiva anche proprio a chilometri di distanza. Sì, in città i profumi si sentono poco, bisogna dire. Poi, ahimè, viviamo, almeno quelli che vivono nella città di Alessandria, purtroppo sanno di vivere in una città che è indicata spesso come una fra le più inquinate, perché per una conformazione
situazione ovviamente geografica, siamo nella pianura padana, siamo quasi in una, siamo in una valle e di conseguenza diciamo tutto si ferma qui. Io sono abbastanza fortunata perché vivo in campagna, quindi molti profumi li sento ancora e devo dire che questa primavera è un vero e proprio tripudio, però sicuramente è vero che mancano, mi ricordo effettivamente come diceva lei, tantissimi anche viali in città dove c'erano moltissime coltivazioni di quello che viene chiamato il finto melo, perché fa quei fiori bellissimi rossi che profumavano, ecco quelli li vedo meno, vedo moltissime rose che vengono da una da un'altra amministrazione cittadina, che fra l'altro sono molto belle, ma profumi, ecco sì, in effetti in città ne sento anch'io un po' pochi. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Sono Piero. Buongiorno, i miei Piero. Commenti negativi sul Ponte Meyer. Sì. Già quando ero in costruzione, sì, avevo detto, se andate a vedere le registrazioni vecchie, di andare a vedere perché poi... Sì. Va bene, se andate, ci sarà che ho detto che quel ponte lì avrà una manutenzione enorme, perché tutti quei lamieroni chiusi lì a scatola, dentro trasudano e creano una ruggine, poi ha fatto una brutta verniciatura, perché avrebbero, se avessero dato del fondo come si deve, dovrebbe resistere di più. Io penso che ci sia anche una garanzia su quel lavoro lì, perché se va sul ponte non è garantito, se arrugginisce non è garantito almeno un piccolo periodo, l'hanno aperto l'altro ieri, per dire, è già tutto da rifare. Per la strage diciamo la morte della Brese, non l'ha stabilito la Corte. Come perché sono le cose, come possiamo commentare noi. Perché cosa, mi scusi? È una cosa triste, ma non possiamo commentare i commenti, come è data, come non data. Non hanno ancora deciso, non hanno mai deciso sotto processo, non si sa cosa dire. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie a lei. Dunque, per quanto riguarda il Ponte Meyer, non so se esiste... la possibilità che l'azienda che costruisce un ponte dia anche, come dire, una garanzia di 1, 2, 3, 4, 5 anni all'amministrazione che lo incarica. Può darsi, ci informeremo, in effetti è una notizia interessante. Bisogna dire però che comunque è un ponte che in effetti ha una struttura, come dice lei, che già si vede difficile da mantenere. Si vedrà appunto nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, se l'amministrazione comunale di Alessandria in effetti ha deciso di fare qualche cosa a proposito. Allora, io vedo già De Vinci che è pronto nella postazione del telegiornale per darci gli aggiornamenti del TG in onda tra poco alle 12.30. A te, Dede. Grazie Cristiana, buongiorno a tutti. Tra poco nel nostro telegiornale delle 12.30 parleremo del grande evento che sarà la cerimonia di apertura del Museo Borsalino, che è prevista per il 4 di aprile. 600 metri quadrati di area espositiva e migliaia di cappelli che raccontano la storia del marchio alessandrino. Ancora Extinction Rebellion, gruppo ecologista di Torino, ha fatto un'altra delle sue azioni clamorose, ha rovesciato un quintale di letame davanti al grattacielo della regione Piemonte. Nel cartello esposto c'è una parafrasi di una canzone di Fabrizio De André che dice: dalla regione non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. E si estende la zona rossa per contenere la peste suina africana. Nell'Alessandrino oramai sono 36 i comuni coinvolti. C'è naturalmente grande ira da parte delle confederazioni agricole. E nuova strumentazione per la chirurgia toracica all'ospedale Sant'Antonio Biagio di Alessandria, dove arriva il robot chirurgico. Ci vediamo tra poco. Eccoci di nuovo in studio con altri 6 minuti circa per le vostre telefonate. Vi ricordo 0131 23 10 92. A proposito di emergenza climatica
e di acqua, c'è una querelle in corso tra il comune di Alessandria e la regione, perché come sapete nei giorni scorsi la regione Piemonte aveva individuato come zona dove costruire il nuovo ospedale la zona Galimberti. In un primo momento, vi ricorderete sicuramente, era stata indicata la zona dove si svolgeva una volta la fiera di San Giorgio, quindi il viale Milite Ignoto. Non aveva determinati requisiti, quindi dopo alcune settimane di studio hanno deciso di individuare la zona vicino alla tangenziale, zona Galimberti. Però, secondo una commissione che è stata fatta nei giorni scorsi, l'architetto Robotti del comune ha detto attenzione, perché in realtà se guardiamo le mappe non è proprio adatta neppure quella zona. Staremo a vedere che cosa succede nelle prossime settimane. Pronto? 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 Sì, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, mi chiamo Marco. Buongiorno Marco, dica. Volevo fare una segnalazione, sì. Anzi, tre segnalazioni. Sì. Che riguardano il comune e i mediatori culturali per quanto riguarda il quartiere Cristo, visto che lo vogliamo rilanciare. Sì. Qui abbiamo tre gravi problemi. Sì. Quindi, per quanto riguarda il taglio dell'erba delle aiuole, ho visto ancora l'altro giorno che in altre zone della città viene raccolta l'erba e viene portata via. Qui in via Bonardi viene abbandonata. In via, scusi? Lasciata via Bonardi. Via Bonardi? Sì. Dove viene abbandonata, sì. Lasciata lì, e tra virgolette, oltre ad avere dei problemi di igiene, foglie secche che portiamo in casa e tutto quanto, c'è anche la spazzatura che lasciano per strada i frequentatori della moschea. Qui apro un altro capitolo, c'è un mediatore culturale della moschea che può prendersi carico di dire ai suoi discendenti, come discepoli, come si possono chiamare, che vendono in nero roba da mangiare con un furgone blu, che tra l'altro è già stato multato un mese fa dalla finanza, adesso di nuovo qui tutti i giorni a vendere in nero, occupando anche l'occupazione del suolo pubblico, e via dicendo. Sempre, sempre in via Bonardi? Sempre via Bonardi. Sempre via Bonardi. A tutti i giorni? Ma questo noi del Cristo, mi scusi, tutti... paghiamo una tassa, sì, più tutti, bassa sui rifiuti, tutti i giorni, questo non avviene... si raccolgono l'erba, non si raccolgono le cartacce, sì. Abbandonano le bottiglie dopo la messa, loro mollano tutte le bottigliette di plastica per strada. Io vorrei proprio avere un incontro con qualche responsabile, sia loro che del comune di Alessandria, perché così non si può andare avanti, c'è un degrado che fa paura qui, tra l'altro c'è la chiesa, c'è la San Baudolino, anche per noi è Pasqua, anche noi vogliamo vedere tutto in ordine qui intorno, no? Invece loro la loro moschea se la tengono tutta bella, pulita, in ordine, con i fiorellini davanti, poi escono fuori e buttano tutto per terra, però soprattutto anche al venditore ambulante, senza licenza, parcheggiato lì davanti, a dispetto anche degli stessi suoi paesani che hanno i negozi qui e quindi si sono messi a posto, pagano le tasse, tutto quanto, questo qui continua a fare quello che vuole. Delle forze dell'ordine loro non gliene frega niente. Mi scusi, ma questo succede, mi scusi, mi ascolta, questo succede sempre tutti, succede tutti i giorni? Sì, sì. Ah, sì, sì. Senta, ma lei ha provato a andare... La finanza è già intervenuta una volta, precedentemente, sì. Negli anni scorsi i carabinieri, e questo continua in imperito. Senta, ma lei ha provato, scusi, andare dentro la moschea e chiedere ad un responsabile di farsi carico con qualcuno, di indicare alle persone che frequentano la moschea? È impossibile parlare con loro. Quando la religione praticamente insegna loro che noi siamo persone impure... A noi non ci considerano neanche, provate a parlare con un medico donna dell'ospedale e vedrà cosa le dice quando visita delle persone islamiche, uomini ovviamente, perché se il medico è donna il problema è abbastanza particolare. Quindi o vogliamo aiutarli, ma anche loro vengono incontro a noi, però qui la cosa non va bene. Perché non invitate in trasmissione un mediatore culturale loro per capire perché si comportano male, perché nessuno di loro prende provvedimenti per raddrizzarli, tra virgolette, un pochino. Ma soprattutto su tutti questi abusi, buttare roba per terra, prendono la frutta, la mangiano, buttano le arance per terra davanti all'ingresso di casa, quell'altro che le vende in nero tranquillamente, senza problemi. E una cosa gravissima,
ci sono due o tre di loro che danno forse di pane tutti i giorni ai piccioni. Hanno riempito il quartiere di piccioni, abbiamo la roba spesa piena di cacca di piccione, abbiamo i topi e tra l'altro paghiamo noi le spese per mettere a posto con la deratizzazione e tutto quanto. Chiamate un mediatore culturale in trasmissione. Va bene, va bene. Trovare un punto di incontro. Va bene, verremo a vedere la situazione in via Bonardi. Per la verità, diciamo, per dovere di cronaca, mi tocca dire che, come dire, gli zozzoni e i maleducati sono dappertutto, no? Non c'entra la religione alla quale si appartiene, neppure il posto dove si è nati, perché io vedo tanti italiani che fermi al semaforo non buttano le cicche, anche le bottigliette. Quindi, però mi sembra giusto quello che lei ha detto, cioè paghiamo le tasse, mi sembra giusto vivere per tutti in un luogo pulito. Verremo a vedere in via Bonardi. Allora, grazie naturalmente per averci chiamato e grazie per questa segnalazione. Io ora lascio la linea al nostro telegiornale delle 12.30. Grazie, arrivederci e buona fine settimana.